Siamo giunti al terzo di questo ciclo di incontri di neuroscienze, che ha il titolo Dai circuiti cerebrali all'esperienza, le domande delle neuroscienze. E abbiamo la possibilità di avere con noi il professor Marcello Massimini. Professor Marcello Massimini è professore ordinario di fisiologia umana presso l'Università degli Studi di Milano. È anche il coordinatore scientifico del Dipartimento Gravi Cerebro Lesioni della Fondazione Don Gnocchi, quindi è profondamente impegnato sul campo, ed è fellow del Canadian Institute for Advanced Research ed è l'autore di un libro che è molto conosciuto, che è insieme con Tononi, Nulla di più grande, che è reperibile in rete. E che ha stupito molti di noi e ha accettato questo titolo veramente così, un titolo ponderoso, un titolo impegnativo, dentro e fuori il cervello, dai meccanismi della vigilanza, di cui lui è un grande esperto, all'esperienza, quindi a voler prendere dentro la totalità dell'esperienza umana, della coscienza umana, e quindi lo ringraziamo particolarmente di essere presente con noi e di farci questa presentazione che ascolteremo e che poi discuteremo insieme. A te la parola, Marcello. Grazie, grazie mille. No, sono io davvero che ringrazio voi per avermi dato questa possibilità, nonostante tutto, e mi fa molto piacere, davvero. È vero che sì, il titolo è spaventoso, e infatti devo premettere che sarà una trattazione che è la descrizione di una specifica traiettoria, un viaggio nella coscienza, per come l'ho fatto io da neurofisiologo e non dovrei dirlo io, come l'abbiamo fatto noi, perché siamo una squadra di persone distribuite su un territorio molto vasto, che ci siamo negli anni trovati ad affrontare questo problema, ci siamo appassionati e abbiamo lavorato insieme. Si tratta di medici, fisici, bioingegneri, filosofi, e colleghi, diciamo, veramente multidisciplinare il gruppo. Poi, per quanto mi riguarda, è vero, io sono un medico, nel senso che ho fatto medicina, in realtà poi faccio fondamentalmente ricerca e faccio ricerche sui correlati neuronali della coscienza. All'inizio, anzi, mi sono dedicato al sonno perché mi affascinava il sonno, ma in realtà perché sotto sotto mi affascinava la coscienza. E se devo dire cosa mi ha... C'è sempre qualcosa nella vita, no, che riconosci come il momento che ti ha fatto decidere di fare qualcosa piuttosto che qualcos'altro. E per me è stato molto presto, quando ero addirittura 7-8 anni, e avevo capito che si moriva, si poteva morire, e quindi, come capita a tutti, no, prima o poi, nella vita, e la cosa mi aveva da una parte spaventato, dall'altra affascinato. Per me, da piccolo, l'addormentamento era una specie di esercizio, ovviamente non strutturato, cioè nell'ingenuità di un bambino, era un esercizio di cosa si prova, di cosa vuol dire a un certo punto scivolare nel nulla. Quindi mi mettevo lì la sera, dicevo adesso vedrai che mi addormento, non esisterà più niente, c'è prima il buio, poi c'è il silenzio, poi non ci sarà più neanche quello, e così via. Facevo questo pensiero, cercavo veramente di calarmi come se fosse una specie di innata, non so come dire, completamente naif forma di meditazione, cosa che, disciplina che non conosco per niente, però facevo questo esercizio, poi a un certo punto avevo questo senso di liberazione incredibile, per cui dicevo, vabbè, che bello, domani vado a scuola, probabilmente mi sveglio. Però questo mi ha sempre affascinato, mi ha affascinato il fatto che a un certo punto la coscienza potesse svanire e poi incredibilmente ritornare. Questa è un'esperienza preziosissima che facciamo tutti, e quindi questo mi ha veramente, veramente colpito. E da lì mi sono detto: ma io da grande voglio studiare questo. Ovviamente non sai neanche da dove cominciare, come si fa a studiare il sonno, da dove si parte, cos'è il sonno, il cervello, soprattutto
a quel tempo. E poi ovviamente quando si cresce al liceo mi ricordo di essermi appassionato ancora a certi temi. Poi ho letto un libro di Gerald Edelman, da Bilinguismo Neurale. Poi ho letto che mi ha affascinato, questo era prima della maturità, poi ho letto più tardi, poi mi sono iscritto a medicina con l'idea di fare neurologia, di studiare il cervello. Poi ho letto un libro di Giulio Tononi e Gerald Edelman che si titolava Un universo di coscienza, e io ho deciso che quella era la mia strada. E quindi un po' questa è la storia. È la storia che vi racconto, è come in sintesi che percorso, come scienziato, che percorso mi ha fatto fare questa passione. Quindi è questo, in questo senso ovviamente non pretende di essere una spiegazione della coscienza. E come vi ho detto, sono un neurofisiologo, e questa è la prospettiva che prenderò. E il neurofisiologo cos'è? È un elettricista che studia questo oggetto che ho messo su uno sfondo stellare per ricordare che è uno dei diversi oggetti fisici che popolano l'universo, quando lo vediamo così. E noi, come neurofisiologi, utilizziamo gli stessi strumenti che sono nella cassetta degli attrezzi dell'elettricista, quindi utilizziamo stimolatori per attivare i circuiti, ovviamente mettiamo delle sonde che in questo caso sono rappresentati da elettrodi di superficie come l'elettroencefalogramma per registrare come risponde il circuito alle stimolazioni, che cosa fa, come si attiva dal punto di vista elettrico. Lo possiamo fare da fuori registrando queste onde dell'elettroencefalogramma, che sono un po' grossolane ma molto informative, e poi addirittura lo possiamo fare anche da dentro inserendo elettrodi all'interno del cervello. Questo possiamo farlo oggi anche nel cervello umano, perché abbiamo sviluppato tecniche mini invasive, certamente comunque invasive, che si utilizzano in clinica soprattutto per fare il monitoraggio dell'epilessia eccetera, che comunque ci permettono di accedere a livello microscopico e a quanto di più intimo ci sia nel cervello, cioè la scarica dei singoli neuroni. Nel cervello fisico penso che non ci sia niente di più intimo dei potenziali d'azione, e come questi si coordinano a formare degli schemi di attività complessa e tutto quello che il cervello fa. Allora, utilizzando questi strumenti, i neurofisiologi e le neuroscienze in generale hanno capito tantissimo. Per esempio, hanno capito qual è la catena di eventi elettrici che porta al riconoscimento di un volto, alla detezione di un colore, alla discriminazione del movimento. Abbiamo capito quali sono le catene complesse che sottendono le trasformazioni visuomotorie per cui riusciamo a prendere un oggetto, addirittura la codifica delle memorie, per non parlare del linguaggio, tante tante cose, soprattutto negli ultimi 50-60 anni. Però poi c'è sempre un mistero, cioè il mistero è quello di cui parlavo prima, che era quello che affascinava anche a me da piccolo, che è questo: a un certo punto questo oggetto fisico cambia il suo modo di funzionamento elettrico e a un certo punto non esistiamo più. Oppure esistiamo, ma siamo completamente disconnessi dal mondo circostante, come accade nel sogno. E questo è il mistero. Questo è un mistero che ha risvolti non solo esistenziali, come quelli che vi raccontavo prima, ma anche chiari risvolti etici, ancora prima che clinici. Ora, c'è un altro momento che voglio condividere con voi, che ci tengo a dire perché comunque come studente di medicina è stato l'altro forte impatto che ho avuto col problema del cervello a coscienza, che è questo. Vi descrivo brevemente cosa è successo. E quando ho assistito alla mia prima autopsia mi sono trovato per la prima volta con questo oggetto di 1,5 kg, un po' molliccio come il tofu, con dei confini, un peso che tieni sulle mani, e lì ho fatto l'errore, o non lo so se ho fatto una cosa sbagliata o giusta, ma mi è capitato di pensare che lì dentro c'era l'universo di un'altra persona, cioè tutto quello che sono anch'io, sogni, emozioni, pensieri, speranze, paure, tutto in un oggetto che ha dei confini e un peso. E questo
anche questa è una cosa che ha lasciato il segno, è un'esperienza sublime, nel senso che è terrificante in un certo senso e poi eventualmente, dipende da come uno la prende, può anche essere liberatoria, però questo è un altro dei temi che a me è caro. Io mi devo spiegare questa cosa, cioè com'è possibile che questo accada. È ovvio che non pretendo di farlo come scienziato, però parte del percorso che faccio, anche perché sotto sotto c'è questa domanda. Detto questo, poi ci sono domande più concrete e più pratiche, come dicevo, di rilevanza direi etica ancora prima che clinica, come ho detto. E per far dare l'idea di quale sia il problema, vi faccio vedere questo grafico che è molto semplice, ma secondo me illuminante. È un grafico che fa vedere come misuriamo ancora oggi la coscienza. Allora, siccome noi non sappiamo niente della coscienza nel cervello, o poco, non la misuriamo direttamente, quindi non misuriamo la coscienza guardando direttamente l'asse delle X, Y, perché non sapremo cosa misurare, e invece adottiamo un paradigma, tecnicamente si chiama funzionalista, ma fondamentalmente vediamo come si comporta quell'oggetto per capire se è cosciente o meno. Quindi quello che facciamo è osserviamo il comportamento intelligente, guardiamo gli input e gli output. E facciamo questo in clinica, quando dobbiamo decidere se un paziente è cosciente o meno, cosa facciamo? Non misuriamo la coscienza, misuriamo il suo comportamento. Se il paziente ha diversi tipi di input sensoriali, risponde con delle risposte motorie che sono finalizzate, coordinate, riproducibili, diciamo che è cosciente, altrimenti no. Quindi lo facciamo in pronto soccorso, lo facciamo in terapia intensiva, è il modo di valutare la coscienza in clinica. Lo facciamo anche quando siamo chiamati a decidere, o perlomeno a farci un'idea, di come sia distribuita la coscienza nella scala naturale. Cioè, tendenzialmente, no, pensiamo che un cane sia più cosciente, quindi abbia più capacità di soffrire come entità, diciamo, con una soggettività rispetto a una medusa, perché il cane si comporta come ci comportiamo noi, risponde ai comandi, riconosce i volti, mostra delle emozioni come le esibiamo noi, più o meno, la medusa no. Però vi dico già che quando andiamo a toccare altri tipi di animali, magari quelli un po' strani che vivono in mare o quelli che volano, come per esempio il polpo o il pappagallo, che sono animali incredibilmente duttili, intelligenti, capaci di apprendere, e così via, con dei cervelli molto diversi rispetto al nostro, siamo in difficoltà. Ma il problema vero è un altro, è che siamo e saremo sempre più in difficoltà perché la natura la stiamo cambiando in due modi. Da una parte stiamo creando dei cervelli che prima non esistevano, questo succede dagli anni 50 quando è stata introdotta la ventilazione artificiale. Da quando è stata introdotta la ventilazione artificiale, che oggi è diventata molto popolare, no? Anche sui media per via di Covid-19, ma in realtà la ventilazione artificiale è stata inventata per tenere in vita quei pazienti in cui la funzione respiratoria è bloccata prevalentemente per un problema neurologico, cioè dopo un grave insulto cerebrale, spesso il tronco encefalico che promuove la respirazione cessa di funzionare, c'è un momento in cui il soggetto non respira. Normalmente si moriva. Oggi il soggetto può essere tenuto in ventilazione assistita e poi sopravvive a questo periodo che è il coma e poi quello che si salva a volte sono isole di tessuto cerebrale, perché questi pazienti spesso hanno lesioni devastanti. Pezzi di cervello, magari grandi, magari disconnessi, perché o i nervi periferici o le aree corticali primarie dove arrivano le afferenze sensoriali vengono distrutte, il paziente è paralizzato, quindi sono delle isole che non faranno mai vedere nessun comportamento intelligente, ma magari ospitano coscienza. Quindi già il nostro metodo sull'asse delle X fallisce e quindi c'è questa dissociazione dove ci può essere coscienza, ma niente di osservabile dal punto di vista del comportamento intelligente. Dall'altra parte stiamo anche creando la dissociazione opposta e questo lo facciamo perché stiamo creando macchine
intelligenti, molto intelligenti, che rispondono velocemente e bene alle nostre domande. Questo è Watson, IBM, che aveva battuto tutto a Jeopardy, il rischio tutto americano. Questo è AlphaGo, un deep learning network che ha fatto scalpore perché ha battuto il campione non di scacchi, ma il campione di Go, il gioco millenario molto più complesso degli scacchi. Non si pensava che questo fosse possibile, infatti ha fatto grande scalpore questa cosa, tra gli addetti ai lavori soprattutto, diciamo, ma è un evento epocale nel bene e nel male, e quindi si pone il problema di macchine che mostrano comportamenti e performance che sono addirittura superiori alle nostre, sicuramente superiori a quelle dei pazienti, che possono assumere anche aspetti antropomorfi. Questo succede per ora nei film, ma succederà anche tra poco nella realtà, e che però verosimilmente non ospitano nessuno. E quindi qual è il rischio? Se continuiamo a misurare la coscienza su quest'asse, rischiamo di non vedere la coscienza dove c'è, nei pazienti, e di vederla dove non c'è, nelle macchine e nell'intelligenza artificiale. Questo è un problema che diventerà sempre più importante, e ci tornerò dopo. Però ovviamente quello che sta più a cuore a me, come diciamo medico e neuroscienziato, è quello dei pazienti, da cui partirei. Vi ho detto del coma. Il coma è uno stato molto simile al sonno, in cui il soggetto giace a occhi chiusi ma non è risvegliabile. Questa è la differenza col sonno, neanche per stimoli molto doloroso. Infatti il coma è associato, come vi dicevo, a questa sofferenza del tronco encefalico, che non solo mantiene la respirazione ma anche contiene i sistemi attivanti che ci permettono di svegliarci, quindi è proprio l'interruttore che in questo caso è bloccato. Quindi occhi chiusi e fondamentalmente questo aspetto simile al sonno. Dal coma, come vi dicevo, oggi si esce se non subentra la morte cerebrale. E nel migliore dei casi, il paziente, quando esce dal coma, come diciamo che un paziente esce dal coma? Quando apre gli occhi. Semplicemente l'apertura degli occhi per un neurologo vuol dire risveglio. Questo risveglio e questa apertura degli occhi, nella migliore delle ipotesi, si associa anche a una ripresa della comunicazione, e ovviamente non c'è dubbio che il paziente sia cosciente. Magari ha dei deficit cognitivi, ma è sicuramente cosciente. Però c'è il caso, e questo è il peggior risveglio che ci può essere, di un'apertura degli occhi che si associa a nessun segno, nessuna comunicazione, nessun segno di attività cosciente, soltanto attività riflessa, quindi il paziente non risponde a nessun tipo di stimolo in modo finalizzato, ha dei movimenti, ma sono solo movimenti riflessi, si assume che questi pazienti siano incoscienti e si chiama questa situazione stato vegetativo. Oggi si chiama anche stato di veglia non responsiva, ma comunque chiamiamolo stato vegetativo. A complicare poi la faccenda, nel 2002 è stata scoperta un'ampia area grigia, che è quella dei pazienti in stato di coscienza minima. Questi sono pazienti che a volte mostrano segni di coscienza. Cosa fanno? A volte stringono il pugno quando glielo viene chiesto, lo fanno 3 volte di fila, oppure seguono con lo sguardo persone particolari che entrano nella stanza. Tanto basta per dire che queste persone sono coscienti. Sono importanti riconoscere questi pazienti perché sono quelli che recuperano meglio se riabilitati, ma soprattutto perché sono coscienti. Non sappiamo di cosa, se sono in uno stato di coscienza disconnessa, se stanno sognando, se sono in uno stato di coscienza intermedia come quando noi andiamo verso l'anestesia. Fatto sta che lo sono, e il problema grave in clinica neurologica è che spesso questi pazienti vengono erroneamente etichettati come vegetativi. Si stima addirittura che ci sia un errore del 40%, che non è poco. Quindi vediamo veramente come si rischia di non cogliere la presenza di coscienza quando essa è presente. Infatti poi il tema è sempre quello. Se vogliamo capire perché, è facile capirlo. Come ho detto, noi trattiamo effettivamente il cervello come una scatola nera e ci basiamo sugli input e sugli output. Il problema è questo: se il paziente risponde non c'è problema, ma se non risponde potrebbe essere banalmente completamente paralizzato. Capisce tutto, vorrebbe muoversi, ma i comandi, i potenziali d'azione prodotti dai neuroni della corteccia motoria non arrivano al midollo spinale, e noi non possiamo sapere che è cosciente, o meglio, lui non ci può far sapere che è cosciente. Questo succede nella famigerata sindrome locked-in, dove un infarto, una lesione in una zona strategica che si trova nel tronco encefalico, dove corrono unite tutte le fibre che connettono la corteccia cerebrale al midollo,
vengono distrutte. In questo caso il paziente può rimanere completamente paralizzato, se non che per fortuna spesso c'è un nervo che si salva, che di solito è a monte della lesione, il terzo nervo cranico, che fa fare l'ammiccamento e i movimenti verticali degli occhi. Per cui questi pazienti quel movimento lo tengono, ma hai voglia di capire che questi movimenti oculari, che fanno anche i pazienti, che possono essere anche riflessi, invece esprimono la presenza di un soggetto. E a volte, soprattutto qualche decennio fa, si faceva fatica ad accorgersi di questo, e questi pazienti venivano riconosciuti come coscienti magari dopo 2 o 3 mesi, quando un familiare o un infermiere si rendeva conto che questi movimenti oculari non erano casuali. E allora gli chiedeva: ma scusami, ma se mi senti, batti gli occhi 2 volte, e il paziente lo faceva. E si instaurava un codice binario, e sicuramente molti di voi lo sanno, con questo codice binario, ed è incredibile, commovente, solamente con un muscolo, questi pazienti poi sono riusciti a scrivere libri anche molto belli, come per esempio Lo scafandro e la farfalla di Jean-Dominique Bouvy. La tragedia però è che può anche essere che questo esile canale, che anche questo venga interrotto, e allora qui abbiamo la complete o total locked-in syndrome, che è una situazione di completa chiusura dentro, e vi assicuro che non c'è modo di sapere che dentro c'è qualcuno se non ci sono movimenti. E quindi questo è chiaramente un problema, ed è ovvio che i neuroscienziati sono dati da fare su questo. Un esempio molto elegante è il seguente. Si tratta di un lavoro di Adrian Owen, che è un collega che lavorava a Cambridge, adesso in Canada, che ha fatto questo. Ha messo dei soggetti sani dentro uno scanner di risonanza magnetica funzionale che registra il metabolismo dei neuroni, e ha chiesto a questi soggetti sani: adesso immagina di giocare a tennis colpendo bene di dritto e rovescio, e ha visto che si accendeva per esempio un'area premotoria che ha senso da un punto di vista neurofisiologico. E poi allo stesso soggetto gli ha chiesto: e adesso immagina invece di girare per casa tua dalla camera da letto alla cucina. E quando i soggetti intensamente si mettevano in questo stato mentale, si accendeva una costellazione di aree completamente diverse. E quindi l'idea di Owen è stata: ma scusa, io posso, anche quando i nervi sono interrotti, il paziente è completamente paralizzato, vedere che il paziente ha capito e che volontariamente si mette in certi stati mentali solamente guardando l'attività dei neuroni. Praticamente guardo un po' a monte, guardo l'attività dei neuroni corticali invece di guardare l'attività delle cellule muscolari. Non cambia nulla. E quindi, sulla base di questa ipotesi, ha sottoposto alla stessa misura alcuni pazienti che erano in stato vegetativo. Questo è un caso molto famoso, che è stato pubblicato su Science, di una ragazza che, a seguito di una lesione traumatica frontale, la vedete qua, era in stato vegetativo e che tuttavia era capace assolutamente di produrre queste attivazioni. Quindi capiva, voleva, faceva, semplicemente non si muoveva ed era cosciente. Questo lavoro da una parte ha esplicitato quel dubbio che si aveva, cioè che molti pazienti vegetativi vengono misconosciuti. La domanda è: risolve il problema? Cioè possiamo utilizzare questo metodo per risolvere il problema pratico della detezione della coscienza nei pazienti che emergono dal coma? Purtroppo no, perché vi dico, i pazienti che riescono a fare questo, anche quelli coscienti, ma con gravi cerebrolesioni, sono pochissime, perché questo compito è molto molto difficile. Richiede concentrazione, richiede capacità cognitive intatte, e soprattutto richiede un'altra cosa: richiede che il soggetto capisca quello che gli viene chiesto. E ci sono molti pazienti che, semplicemente perché hanno una lesione all'emisfero sinistro o lesioni che comunque le vie di senso, vie uditive eccetera, non capiscono quello che gli viene chiesto, e quindi sono coscienti, ma come questo paziente con una lesione all'emisfero sinistro, afasico, non riescono a capire quello che gli viene chiesto e quindi non fanno il task. E questo è importante sottolinearlo, perché la verità è che la coscienza può essere presente non solo in assenza di output motori, ma anche in assenza di input sensoriali. Questo è rilevante, è molto rilevante, perché noi di pazienti che potenzialmente hanno disconnessioni dalle vie sensoriali e dalle vie motorie, ne produciamo tanti, e anche perché sappiamo benissimo che noi stessi, in condizioni fisiologiche, possiamo essere ben coscienti, vividamente coscienti, anche se disconnessi dal mondo fuori. Questo succede tutte le notti quando sogniamo in sonno REM, cioè disconnessione funzionale
dagli input e dagli output, ma soprattutto nei pazienti, e questi pazienti sono tanti. Allora, questo è un articolo che abbiamo scritto recentemente proprio per sottolineare questo problema delle isole di coscienza che stiamo producendo nei pazienti, ma che, e questo è un altro tema che non voglio trattare qua, stiamo anche producendo potenzialmente fuori dal cranio umano, facendo crescere tessuti neurali in vitro. Ma questo è un altro problema che richiederebbe tutto un altro diciamo, tipo di seminario per essere affrontato. Però è una, diciamo, per sottolineare, no, come questo problema della coscienza isolata sia reale e anche in un certo senso urgente, soprattutto urgente nel caso dei pazienti, perché questi pazienti sono tanti. Se pensiamo solo agli Stati Uniti, diciamo, è la dimensione di una città medio piccola, medio grande, non lo so, siamo sui 300-400 mila persone. Ora, ripeto, noi sappiamo benissimo che sogniamo quando siamo disconnessi, sappiamo benissimo che produciamo dei pazienti che potenzialmente sono disconnessi, eppure ci ostiniamo a misurare la coscienza sulla base di input sensoriali e output motori. Chiaramente c'è qualcosa che non va, e chiaramente si tratta di risolvere il problema, e però risolvere il problema vuol dire risolvere la sfida fondamentale, cioè quali sono i meccanismi nel cervello della coscienza e come possiamo misurarli direttamente nel cervello, guardando alle dinamiche interne del cervello. E questa ovviamente è una sfida che coincide con la grande sfida, col problema difficile della coscienza, cioè come fa la coscienza a emergere, quali sono le condizioni necessarie e sufficienti, possiamo misurarle. Allora, questo non è facile. Vi faccio degli esempi, nel senso che ovviamente si è provato a, empiricamente, a misurare dei parametri nella speranza che fossero degli indicatori sensibili e specifici. Il primo esempio, il più semplice che viene in mente, è quello dell'attività metabolica. Per esempio, uno è intuitivo, si può essere d'accordo in media che un cervello molto attivo e cosciente, un cervello spento, non è cosciente, un cervello a metà è uno stato di coscienza minima. Ed effettivamente, se uno guarda il cervello di un paziente vegetativo, questa è una PET che vede il metabolismo del glucosio, c'è un decremento globale del metabolismo, ma questo anche perché c'è morte neuronale. Il problema qual è? Il problema è che quando lo stesso paziente recupera, non è detto che recuperi il metabolismo. Quindi la coscienza può recuperare anche in condizioni metaboliche che non sono quelle di controllo. Quindi non c'è verso che si possa usare una misura come questa per vedere i pazienti che ritornano, perché non sempre questi aumentano il metabolismo. Poi c'è il caso ancora più eclatante dell'epilessia, quello che vi faccio vedere adesso in questo filmino, cioè al tempo zero il soggetto perde coscienza per una assenza epilettica. Cosa succede? C'è un'esplosione di attività, cioè addirittura c'è più attività neurale, e adesso meno quando il paziente recupera coscienza, ce n'è di più quando il paziente perde coscienza e di meno quando il paziente la recupera. Quindi è proprio l'opposto di quello che ci si aspetterebbe in epilessia. Quindi sono troppe eccezioni per poter utilizzare il metabolismo, per quanto lo si possa misurare precisamente con macchine sofisticate, come indice di presenza di coscienza. La storia sarebbe lunga, ma stringo. Ci sono altre, ci sono stati altri tentativi. Tra questi sono stati molto attivi gli anestesisti. Perché gli anestesisti? Perché, come i neurologi, hanno il problema della coscienza disconnessa. Una disconnessione che creano loro, nel senso che tipicamente quando si fa un intervento maggiore, insieme all'anestesia si fa anche un blocco neuromuscolare, quindi il paziente è completamente locked in da questo punto di vista, è bloccato dal punto di vista motorio. Però capita una volta su 1000, una volta su 2000, si stima che il paziente recuperi coscienza durante l'intervento, ma ovviamente non può farlo sapere a nessuno. E questo è l'anestesia awareness, che comporta anche problemi legali, per cui gli anestesisti sono mossi e hanno adottato un approccio squisitamente empirico. Hanno detto: beh, misuriamo l'elettroencefalogramma di soggetti svegli, coscienti, poi li anestetizziamo col propofol, che è un anestetico di uso molto comune, vediamo come cambia l'attività cerebrale, e sulla base di
questi cambiamenti, la quantificazione di questi cambiamenti che possiamo fare anche con un calcolatore, sviluppiamo un indice che va da 0 a 100 e ci dice se il paziente è cosciente o meno. Ora, questo si chiama per esempio bispectral index. Ed effettivamente l'elettroencefalogramma contiene delle informazioni utili. Allora, a medicina, a scuola, nei corsi di neurofisiologia si impara che un elettroencefalogramma come questo, con voltaggio basso e frequenze molto elevate, è tipico della veglia, quindi della coscienza, e che un elettroencefalogramma come questo, con onde lente e molto ampie, invece è tipico del sonno profondo e dell'incoscienza. Questo è vero anche qui in media, è vero nella maggior parte dei casi, ma non sempre, soprattutto quando andiamo nella patologia. Infatti, questo è, a sinistra è un paziente che è in coma, si chiama alfa coma, questo particolare tipo di coma con questo tracciato, mentre invece questo è un paziente con uno stato epilettico, con grandi onde lente, eppure cosciente in questo momento durante la registrazione. Quindi è veramente difficile applicare queste analisi quantitative empiriche a segnare e tirar fuori un indice, che sia metabolismo, che sia la sincronia dei segnali, che sia il tipo di attività, frequenza, ampiezza, eccetera, è molto molto complicato. Allora, qua di fatto ci troviamo nella situazione di non avere un indice che funzioni in modo affidabile tanto da poter essere utilizzato come accurato marker della presenza di coscienza, quindi un indice fondamentalmente sensibile che ci faccia vedere la coscienza anche dove non è immediatamente evidente. Allora, qua inizia un po' il nostro percorso scientifico, perché considerando tutte queste cose e partendo da una teoria che era stata inizialmente proposta in forma molto descrittiva da Giulio Tononi e Gerald Edelman, premio Nobel per l'immunologia nel 98, abbiamo detto, invece di partire da un ragionamento, diciamo neanche un ragionamento, da delle prove empiriche, no? Proviamo a misurare il metabolismo, proviamo a misurare questi indici empirici e così via, facciamo un passo indietro e assumiamo una prospettiva teorica e anche epistemologicamente più motivata, cioè cosa dovremo misurare. E se uno ci pensa bene, qui la storia sarebbe lunga ma la faccio molto molto breve, quando si tratta della coscienza, qual è il dato migliore che abbiamo? Il dato da cui partire non è fisico, è un dato di esperienza, cioè la cosa migliore, il materiale migliore che abbiamo sulla coscienza è la nostra esperienza, è la struttura della nostra esperienza, come è fatta, cioè la fenomenologia, in termini più precisi. E quindi l'idea di questa teoria è: ma vediamo quali sono le proprietà fondamentali dell'esperienza cosciente, così come la conosciamo noi, e poi facciamo dei postulati sul mondo fisico, ammesso che il mondo fisico esista, perché potrebbe anche non esistere, mentre sicuramente la coscienza esiste. È un po' cartesiano l'approccio, nel senso non del dualismo, ma nel senso cogito ergo sum. La cosa che so è che sono cosciente. Poi il resto lo vediamo e partiamo da qua. E infatti questa teoria parte da qua, poi è stata successivamente diciamo elaborata, ma la prima, diciamo, formulazione è questa: la coscienza, per come la conosciamo noi, è assolutamente ricca di informazione ed è allo stesso tempo assolutamente unitaria, cioè integrata. Allora, qui vi risparmio una digressione di 20 minuti, no? In cui vi convincerei di questo, ma mi dovete un po' credere. E da qua la teoria fa un postulato da applicare al mondo fisico e dice: allora, quello che devo misurare non è tanto il livello di attività, quanti neuroni sono attivi, che tipo di forma ha l'elettroencefalogramma, ma devo misurare la presenza di questa, diciamo, incredibile bilancio tra diversità e unità in questo sistema fisico che si chiama, d'ora in poi chiameremo per semplicità, complessità. È un particolare tipo di complessità. Questa è una versione più aggiornata della teoria, ma l'idea è sempre quella. Infatti si chiama teoria dell'informazione integrata, a sottolineare il ruolo dell'informazione e dell'integrazione allo stesso tempo. In una due diapositive l'informazione è questa: l'informazione è che anche quando io col mio cervello vedo buio, puro buio, in quel momento lì quella cosa è altamente informativa, perché in quella frazione di secondo il cervello mio sarebbe potuto entrare in una quantità infinita di stati alternativi: rosso, blu, facce, paesaggi, panorami, tutti i fotogrammi dei film, eccetera, eccetera. Quindi in quel momento
dal punto di vista della teoria dell'informazione, il cervello sta riducendo l'incertezza mostruosamente e producendo una quantità incredibile di informazione grazie alla sua incredibile differenziazione interna dei suoi meccanismi. E allo stesso tempo la coscienza è unitaria, cioè quando il cervello entra in uno stato solo perché lo fa come un sol pezzo, come un tutt'uno. Infatti non possiamo avere due stati coscienti allo stesso tempo, questo è noto, se guardate questa figura alternerete coscientemente tra la percezione del vaso e la percezione dei due volti, ma mai vedrete tutte e due insieme. Quindi da qui, dovete credermi, no, parte la teoria, e la teoria a un certo punto dice, vabbè, cosa dobbiamo misurare in un sistema fisico? Qua, anche qui semplifico molto, con dei sistemini molto semplici. Qua vedete, ci sono degli elementi che sono molto differenziati tra loro, perché hanno ognuno ha il suo tipo di connessione, eccetera, ma chiaramente questo è un sistema modulare che non è unitario. Dall'altra parte dello spettro avete elementi che sono connessi fortemente tra loro, ma siccome tutto è connesso con tutto, il sistema ha pochi gradi di libertà, tutti fanno la stessa cosa, quindi c'è unità ma non c'è diversità, e questo è questo bilancio che la teoria cerca, ed è un bilancio molto difficile da trovare, che è difficile da costituire a tutti i livelli, a livello sociologico tra il ghetto e la globalizzazione, a livello politico tra l'anarchia e la dittatura, a livello dei sistemi fisici e biologici ancora più difficile, perché si remano contro le due forze. Più cerchiamo di diversificare gli elementi, più fanno fatica a parlare, più li forziamo a parlare, più tendono a comportarsi in modo omogeneo, e quindi questo è un bilancio difficile da ottenere, veramente difficile, e anche difficile da misurare. E noi abbiamo a quel punto, questo si parla del 2002-2003, abbiamo iniziato a ragionare su come si poteva fare a misurare questo bilancio, e abbiamo pensato che non bastava osservare il sistema, cioè il cervello, ma bisognava anche perturbarlo. E l'idea è questa, che uno perturba, attiva direttamente il sistema, è come se ci bussasse sopra, e poi misura l'eco che il sistema produce. Perché questa idea dovrebbe funzionare? Qual è il razionale? È abbastanza semplice, perché se uno lo fa in un sistema che non è unitario, si attiveranno pochi elementi e si avrà una risposta molto piccola e locale. Se uno lo fa in un sistema che è sbilanciato dall'altra parte, cioè che è unitario ma non è differenziato, si avrà una risposta globale ma assolutamente stereotipata, tutto nulla, molto semplice. Solo in un sistema che è bilanciato, dove gli elementi hanno diversa connettività tra loro, diverse proprietà, ma comunque interagiscono bene tra loro, solo in questo caso si hanno risposte complesse, dove, che sono sia globali che articolate dal punto di vista spazio-temporale nel tempo, no? Quindi cose di questo tipo. Quindi questa è un po' la predizione teorica, il problema è come misurare queste cose, tanto più che, visto che nei pazienti in pratica gli input sensoriali e gli output motori sono degradati o non accessibili, bisogna direttamente stimolare la corteccia cerebrale, che è dove pensiamo sia ospitata la coscienza. Allora, dopo diversi ragionamenti, siamo giunti alla conclusione che un sistema c'era, e per il momento il sistema è questo, cioè di combinare una tecnica che si chiama stimolazione magnetica transcranica, che attiva direttamente il cervello, i neuroni della corteccia, generando un forte campo elettrico, un campo magnetico, e poi misurare l'eco del cervello, l'eco elettrico del cervello, da bravi elettricisti. Quindi, per darvi un'idea di come funziona questo setup di misura, vedete che qui c'è lo stimolatore, che è una bobina dove facciamo passare per una frazione di millisecondo una corrente molto forte che genera un campo magnetico di un tesla e mezzo, che attiva un centimetro quadrato di corteccia cerebrale, che possiamo addirittura neuronavigare per vedere esattamente dove stiamo stimolando e quanto forte, e poi registriamo l'eco prodotto nel sistema con questi sensori che registrano le voci elettriche da lontano dei neuroni. In questo modo cerchiamo di fare un'inferenza su quanto il sistema sia complesso o meno. Adesso i dati hanno questo aspetto, cioè quando per esempio un soggetto è sveglio e cosciente, sano, abbiamo questo tipo di eco elettrico. Qui cosa abbiamo fatto? Abbiamo stimolato un'area particolare del cervello, una a caso potremmo stimolare, e otteniamo una risposta che è globale, nel senso che rispondono tanti sensori,
sulla superficie, vedete che molti sensori si muovono elettricamente e ognuno lo fa a suo modo, ognuno ha la sua firma. E questo ci parla sia di integrazione, di unità, perché hanno interagito, che di differenziazione, perché ognuno l'ha fatto a suo modo. Se volete vedere come appare la dinamica spazio-temporale, possiamo calcolarla utilizzando dei metodi di fisici e vedete che c'è una stimolazione locale che poi propaga nel cervello in modo abbastanza articolato e complesso in un gioco di interazioni tra diverse aree abbastanza complicato e questo dura per circa 300 millisecondi. Quindi questo già ci metteva sulla, ci dava un certo ottimismo. Qui si rappresenta la stessa cosa, le aree che sono attivate e il colore indica quando si sono attivate. La cosa interessante è il primo esperimento che abbiamo fatto durante sonno, cioè la situazione più familiare di perdita di coscienza, sonno profondo all'inizio della notte, stadio N3, se tu svegli un soggetto questo ti dice io non esistevo. E quando si fa questo tipo di misura, quello che si vede, e siamo rimasti abbastanza sorpresi, è che il cervello risponde e risponde e come, con una risposta elettrica che è ancora più forte rispetto a quella che abbiamo visto in veglia, ma molto semplice. E quindi se uno fa la stessa analisi che ho fatto vedere prima, stesso soggetto, stesso tutto, solo che 20 minuti dopo lui è incosciente mentre dorme, quello che si vede è cosa? Che la risposta è grande, è forte, ma è locale, è come se si fosse disgregato, disintegrato e persa l'unità. Quindi una situazione di questo genere. Questo è molto interessante, ma uno potrebbe dire, vabbè, ok, è vero, se non che il problema è che avete stimolato magari troppo poco forte, i neuroni sono pigri quando si dorme e quindi dovete stimolare più forte. Ma se uno stimola più forte, il risultato migliore che ottiene, qua ci sia questa disintegrazione, ma se uno stimola più forte, il risultato migliore che ottiene altro non è che un'onda gigante che è sempre semplice, che si muove come tirare un sasso in uno stagno, come in un mezzo omogeneo. E quindi quello che abbiamo desunto da questi esperimenti è che la complessità si perdeva o perché si perdeva l'unità o perché si perdeva la diversità. Questi esperimenti poi li abbiamo ripetuti nei 10-15 anni successivi in tutte le possibili, oppure, o meglio, quelle che potevamo, tutte quelle situazioni a cui potevamo accedere in cui la coscienza c'è e non c'è, oppure c'è ma è disconnessa. Per fare un esempio, abbiamo fatto misure in soggetti che erano coscienti, non solo sani, svegli, ma anche soggetti che erano coscienti dopo gravi lesioni cerebrali, per fare uno stress test della misura e vedere se si riusciva a vedere la complessità anche in questi casi, e si vede. Dopodiché abbiamo ovviamente cercato di capire cosa succede quando la coscienza è disconnessa durante il sonno REM e anche in questo caso abbiamo trovato alta complessità. Poi, un esperimento molto importante dal nostro punto di vista è stata la chetamina. La chetamina è un anestetico dissociativo per cui il paziente può subire chirurgia perché è completamente disconnesso dal mondo sensoriale esterno, sembra anzi un paziente vegetativo, giace con gli occhi aperti, non responsivo, può subire l'intervento chirurgico ma non perde coscienza, perché è semplicemente cosciente altrove, cioè il soggetto in chetamina è in uno stato di profondo allucinazione e quindi è perfettamente cosciente, anche se distaccato dalla realtà, e c'è complessità alta, il che ci ha dato speranza per i pazienti. Poi abbiamo fatto tutta la controprova in situazioni in cui invece la coscienza era abolita, perché il paziente si svegliava da sonno, midazolam, propofol, oxeno, anestesia col xeno, e ci diceva no, guarda, io non c'ero, per quanto non so, non esistivo, e abbiamo sempre misurato questo tipo di risposte semplici. Quindi abbiamo preso un po' di confidenza su questa benchmark di controllo dove abbiamo tarato la misura e abbiamo detto bene, andiamo al letto del paziente. Qui è stata un'avventura perché abbiamo preso la nostra macchina che avevamo nel frattempo tutto iniziato in America, poi fiorito qui a Milano, e a Milano avevamo una macchina disponibile per fare questo tipo di misure, anzi ottimizzata per questo, l'abbiamo messa su un camion e siamo andati al centro del coma di riferimento in Europa, che è a Liegi, collaborando con Steven Lores, e qui abbiamo fatto i primi pazienti, che adesso facciamo invece qua a Milano. Prima di studiare i pazienti però abbiamo dovuto sviluppare una misura sintetica che cogliesse questo bilancio tra unità e diversità in un solo numero, quindi una misura di complessità che
Per farla breve funziona così, noi stimoliamo il cervello, registriamo questo eco, poi l'eco, come avete visto, lo trasformiamo in una dinamica spazio-temporale, questa dinamica spazio-temporale la binarizziamo, cioè dove il cervello è attivo gli mettiamo un 1, dove non è attivo gli mettiamo uno 0, abbiamo una matrice di 1 e di 0 spazio-tempo, praticamente un file binario, e così come si comprimono i file, comprimiamo questa matrice spazio-temporale con gli algoritmi classici di comprensione come l'Empel-Zipf. Per fare cosa? Per calcolare quella che si chiama tecnicamente complessità algoritmica. Più un segnale comprimibile, meno informazione dentro, meno complesso, e quindi abbiamo una misura, uno scalare che ci dice quanto il segnale è complesso, che cattura sia l'integrazione che la differenziazione allo stesso tempo. Allora, fatto questo, abbiamo calibrato la misura in tutte quelle condizioni di benchmark, in cui sapevamo che questo oggetto era cosciente, incosciente, anche se disconnesso e tutto quello che vogliamo, abbiamo derivato un cutoff, quindi una soglia, e siamo andati a vedere come stavano, da questo punto di vista, i pazienti. Allora, la prima prova importante che abbiamo fatto è stato quello di studiare i pazienti in stato di coscienza minima. Perché? Perché erano un test finale, perché normalmente le misure derivate dall'attività cerebrale, metabolismo, elettroencefalogramma, eccetera, hanno una sensibilità abbastanza bassa, intorno al 60%, e quindi abbiamo voluto vedere se questa misura funzionava meglio. E effettivamente la sensibilità in questi soggetti è di circa il 94%, quindi molto alta. Questo ci ha dato speranza di vedere sistematicamente nei singoli soggetti la presenza di coscienza, anche questa quando questa era completamente disconnessa e non visibile, cioè nei pazienti in stato vegetativo. E qui abbiamo avuto diverse sorprese, la faccio breve, ma comunque abbiamo trovato effettivamente molti pazienti in stato vegetativo che sono nel range dell'incoscienza del sonno, ma abbiamo trovato un buon numero di pazienti, circa il 20%, che sono in uno stato invece di alta complessità, e sulla base della calibrazione dobbiamo dire che questi pazienti sono coscienti ma disconnessi. E effettivamente, se poi andiamo a vedere le storie dei singoli, sono storie molto particolari, per cui alcuni avevano lesioni frontali massicce per cui erano in uno stato di mutismo acinetico, ma non erano incoscienti, semplicemente non volevano neanche muoversi, non solo non potevano, ma più che altro non volevano. Altri invece avevano lesioni sia dell'emisfero sinistro per cui non capivano il linguaggio, e anche lesioni del tronco encefalico per cui non arrivavano gli stimoli sensoriali e quindi non rispondevano, e così via. Le storie sarebbero tante e lunghe, ma qui non mi focalizzo su questo, voglio solamente dire che dopo di queste misure di complessità non le abbiamo fatte solo noi, ma hanno iniziato a fare altri gruppi, e funzionano, nel senso che poi altri gruppi si sono messi a fare esperimenti simili, e questo è importante nella scienza, riproducendo il concetto generale, e penso che questo sia molto importante. Ora, qui finisce un po' la storia clinica e viene la prospettiva, nel senso che ovviamente noi abbiamo sviluppato una misura, c'è una comunità che ci lavora e dobbiamo migliorare per rendere questa misura come un'ecografia che si fa al letto del paziente, per adesso un po' complessa, ma soprattutto dobbiamo generalizzarla, perché poi ci sono anche altre domande che ci potremo porre. Per esempio, al di là della coscienza nel cranio dell'uomo, uno potrebbe chiedersi, ma appunto il polpo, lo dico, prendo questo animale perché sono usciti ultimamente tanti libri che ne decantano le doti intellettuali, incluso la capacità di scherzare, di giocare, eccetera. Sono usciti ben 3 libri sulla possibilità che i polpi siano coscienti, però è difficilissimo dire perché hanno un cervello completamente diverso, è più grande di quello del cane ma è distribuito nei tentacoli, e quindi com'è? Quindi qua ci vorrebbe la capacità di magari vedere se il polpo ha un'alta complessità o meno. Poi c'è il problema degli organoidi, che è quello a cui accennavo un po' prima, cioè stiamo crescendo tessuti neurali in provetta, e il giorno che questi, se vascolarizzati, diventano grandi, si potrebbe porre un problema, perché hanno 6 strati come la corteccia e così via. E poi c'è il problema di capire se un giorno dovremo porci il problema se di vedere se certi circuiti che stiamo creando, non tanto quello dei calcolatori attuali con l'architettura von Neumann, ma computer neuromorfici, che sono implementazioni fisiche delle proprietà dei neuroni, se vogliamo porci il problema di capire cosa stiamo facendo qua. Ma questo è veramente fantascienza. Una cosa più urgente è quella di capire cosa succede
ai pazienti che rimangono bloccati in uno stato di bassa complessità, anche se hanno un metabolismo elevato e anche se mantengono importanti aree cerebrali integre, e capire anche perché alcuni pazienti recuperano nel giro di una settimana, 10 giorni, 15 giorni, prima la complessità e poi la coscienza, per capire se si può girare la chiave. Qui io potrei andare avanti 3 ore, perché questo è il lavoro che davvero facciamo adesso, ma salto perché uno è un po' complicato, due per questioni di tempo. Sappiate che comunque stiamo facendo delle esplorazioni veramente da fuori dal cervello, con queste misure a dentro, andando a guardare l'attività intracranica per capire che cosa succede. E vi posso dare un'anticipazione, che quello che succede è che ci sono dei meccanismi neuronali a livello del singolo neurone che si possono chiaramente attivare nel sonno, ma che si possono anche attivare a seguito di lesione cerebrale, perché si squilibra il sistema, per cui i neuroni ricevono un input, si attivano, si spengono e dimenticano tutto. E questo uccide la complessità del cervello. Cioè, banalmente, una cosa come questa, che possiamo misurare a livello intracranico, che i neuroni si attivano e poi si spengono e poi dimenticano. E quindi questo fa sì che questa incredibile cattedrale di complessità collassi miseramente quando ci addormentiamo in anestesia, ma anche a seguito di lesioni cerebrali. Come far ritornare questa complessità agendo sui neuroni è una domanda ancora aperta, ma iniziamo, tanto per cominciare, ad avere degli elementi importanti e dei target su cui agire nei pazienti. Questi sono solamente esempi di lavori per dire che piano piano ci stiamo avvicinando anche a questo. Quindi capire i meccanismi della coscienza non vuol dire solamente essere più sensibili nel vederla, ma anche magari più efficaci nel farla recuperare. Questo è, siamo impegnati in questo, soprattutto in questo enorme progetto europeo che si chiama Human Brain Project, di cui proprio stamattina è partita la terza fase, che durerà ancora 3 anni. E quindi questo è un grande lavoro di squadra. Questo di capire. Comunque io volevo tornare un po' invece alle cose più generali, tornare a questo grafico e dire che forse siamo più sulla strada di spostarci a misurare la coscienza un po' più direttamente sull'asse delle Y invece che su quest'asse. Quindi questo potrebbe trarci d'impaccio in diverse situazioni nel futuro, soprattutto se miglioriamo e generalizziamo questo tipo di misure. Questo è importante perché, lo ripeto, il futuro sarà complicato e noi stiamo da una parte producendo tantissimi di questi pazienti. Questo è un paziente in stato vegetativo, vedete che gli occhi non sono immobili ovviamente, ma sono dei movimenti riflessi, vi rendete conto come sia difficile valutare questo paziente. E dall'altra parte, questo è più, diciamo, una provocazione, ma questa è Sofia, questo robot che addirittura è umanoide, poco intelligente francamente, ma ha avuto la cittadinanza saudita. Okay, philosophical question. Whether robots can be self-aware and conscious like humans, and should they be? Why? Is that a bad thing? Well, some humans might fear what will happen if they do. Many people, you know, have seen the movie Blade Runner. Oh, Hollywood again. Per dire, questo chiaramente non lo trovo un esercizio molto interessante, quello di produrre questi robot umanoidi, però mi fa pensare che magari tra 50-100 anni veramente ci sarà imbarazzo da parte delle nuove generazioni, perché io questo imbarazzo lo vedo già nei miei figli. Un conto è nascere in un'epoca in cui queste cose si costruiscono e sapere benissimo da dove vengono, un conto è nascere quando queste cose esistono già e doverle paragonare poi a un paziente immobile. Io questa cosa mi sta a cuore, a parte questo film molto bello di uno che si innamora di una rete neurale artificiale, ma mi sta a cuore perché io ho già visto un po' in embrione questo malinteso nei miei figli, che sciaguratamente, cui sciaguratamente ho dato il mio telefono, e loro facevano le domande a Siri, e Siri rispondeva in modo anche simpatico a tratti, e dall'altra parte c'era la loro cuginetta di 8 anni, Giulia, che ancora non parlava, e li ho visti confusi. Ovvio che poi sentivano che dietro Giulia c'era qualcuno, anche se Giulia non rispondeva alle loro domande. Però, insomma, vedo che forse dovremmo sviluppare una sensibilità diversa rispetto alla coscienza, che si basa non su un paradigma stimolo-risposta funzionalista, che è quello che ci viene istintivo, ma su qualcosa di più profondo, cioè come di una proprietà intrinseca che può anche essere nascosta. Poi c'è il tema di chi si trova col cervello in mano, ma io adesso
chiudo, nel senso che questo è un tema esistenziale che non fa parte di una presentazione scientifica, ma se vogliamo ne parliamo dopo. Io personalmente posso dire che questo percorso di certo non mi ha rassicurato nei confronti della morte, però ha iniziato a darmi un senso su se dovessi rifare un'autopsia e tenere un cervello in mano, penso che sarei forse meno triste, ecco, posso dire questo. E ho chiuso, e ci tengo chiaramente a ringraziare tutti i, diciamo, le istituzioni che hanno aiutato la nostra ricerca, quindi la Comunità Europea per Human Brain Project, la Federazione Svizzera per la Ricerca Scientifica, ancora la Comunità Europea con un altro progetto, l'Istituto Canadian Institute for Advanced Research e Tiny Blue Dot Foundation a Los Angeles, e poi ovviamente tutti i miei colleghi a Milano e tutti quelli delle altre istituzioni, e soprattutto Niguarda e Dognocchi, devo dire, con cui ultimamente abbiamo ottime collaborazioni. Grazie innanzitutto del bellissimo talk. Io vuol dire che non è la prima volta che ti sento, ma non mi annoio mai, diciamo così. No, mi è venuta questa domanda, che è una domanda un po' più epistemologica, senza entrare poi nei dettagli, quelli più, diciamo, legati agli algoritmi per stimare la complessità, i limiti e queste cose qua, che forse è un po' troppo tecnico per una discussione di questo tipo. Però invece stavo pensando a questo, cioè a come, cioè diciamo così, forse è più semplice con questo tipo di tecnica capire dove non c'è coscienza. Nel senso che, come facciamo a distinguere una condizione necessaria da quella sufficiente? No? Assolutamente. Sì, questa è la domanda. Ottimo, sì, è chiaro. Allora, è un'ottima domanda. Infatti, l'avvicinamento è un avvicinamento a forcella. Nel senso che, più che altro, direi questo. C'è un parallelismo tra criteri di necessità e sufficienza e sensibilità e specificità in una receiver operating curve, no? Tipicamente medica, no? O da radarista. Nel senso che se andiamo a indicizzare condizioni che sono necessarie ma non sufficienti, quello che abbiamo sono delle misure che sono molto sensibili, molto, molto specifiche, ma poco sensibili, nel senso, faccio un esempio pratico, cioè il metabolismo sicuramente è una condizione, un certo livello di metabolismo minimo potrebbe essere una condizione necessaria, e quindi io trovo presenza di metabolismo in tutti i pazienti, sia vegetativi che no, quindi sono molto sensibile ma poco specifico. Il linguaggio, dall'altra parte dello spettro, è sicuramente sufficiente per dire che se uno mi parla, un uomo, non un computer, è sufficiente per dire che lui è cosciente, però non è necessario, perché si può essere afasici e coscienti, e quindi sono molto specifico ma poco sensibile. Noi abbiamo empiricamente misure che sono o molto sensibili e poco specifiche, e quindi non servono a niente, oppure molto specifiche e poco sensibili, e quindi uguali, non servono a niente. Massimizzare, perché indicizzano cose che sono o necessarie o sufficienti ma non necessarie. Ora, lo sforzo che stiamo facendo, che è uno sforzo più, prima che epistemologico e filosofico, è più uno sforzo proprio clinico, o meglio anche da radarista, è quello di ottimizzare le due allo stesso tempo, e quindi trovare misure che siano sensibili anche in condizioni estreme di disconnessione, di assenza di movimento, assenza di linguaggio, sogno, allucinazione, chetamina, lesione cerebrale, e che siano però anche specifiche, perché queste misure non devono essere alte, per esempio, di complessità quando un paziente è anestetizzato, quando un paziente dorme, anche se il metabolismo c'è, e soprattutto non devono essere alte durante epilessia, per esempio, quando la coscienza c'è in un cervello iperattivo che fa anche alte frequenze EEG e così via, per cui non è facile. Allora io penso che massimizzando specificità e sensibilità allo stesso tempo
significhi anche, in termini relativi, migliorare, indicizzare cose che sono sempre un po' più necessarie, un po' più sufficienti. Ovviamente, dal punto di vista, se vogliamo poi, e questo è da un punto di vista molto operativo, molto pratico, se poi vogliamo parlare di correlati neurali della coscienza e andare nel discorso più teorico, allora il discorso diventa più complesso, perché ovviamente sono d'accordo, questa complessità non è una misura della coscienza, ma per molte ragioni non lo è. Non lo è perché non è la grana spazio-temporale giusta, cioè è una misura grossolana che vale solo laddove è stata tarata, cioè nel cervello dell'uomo, con certi tipi di setup, di registrazione, numero di elettroni, ed è normalizzata. Quindi è una misura operativa che indicizza qualcosa che sicuramente è meglio del metabolismo, meglio del linguaggio, meglio di alcuni potenziali evocati sensoriali, ma non è neanche remotamente alla scala corretta. Nella misura in cui però noi potessimo accedere alla grana spazio-temporale giusta, così come è previsto dalla teoria dell'informazione integrata, allora ci si avvicinerebbe a una misura che potrebbe avere anche criteri di, o avvicinarsi a criteri di necessità e sufficienza per quanto riguarda i meccanismi proprio della coscienza. Ma questo è un discorso che prevede anche che la teoria non sia falsificata. Quindi se poi la teoria è falsificata, no. Ma finché non è falsificata, nella misura in cui la teoria fa predizioni corrette, se la misura fosse la grana giusta, quindi qual è la grana giusta? È quella che massimizza l'informazione integrata, quella che si applica alla scala temporale che massimizza l'informazione integrata, allora lì, secondo la teoria, dovrebbe essere così. Ma è chiaro, devi anche fidarti della teoria in questo senso. Però la domanda vera è un'altra, secondo me. Noi ci dimentichiamo sempre una cosa, questo è sempre presente nel tema, purtroppo, nel campo della coscienza. Spesso ci si chiede, si dice, sì, ma, nel senso, va bene, sì, per esempio, la complessità, certo, però come si fa a ridurre la complessità della coscienza? Iniziamo a dire che ci stiamo avvicinando per passi e che la complessità è forse meglio della sincronia o è forse meglio di altri meccanismi che erano stati proposti prima. E un domani magari ci sarà un meccanismo migliore. Però io la metterei in termini relativi, ecco. Anche se sono d'accordo che è un ottimo punto, un'ottima domanda, ma da un punto di vista scientifico andiamo avanti, misuriamo, validiamo. Se la complessità è sbagliata, ce lo dirà una misura in un paziente epilettico che non è cosciente ad alta complessità, e allora lì si rivede tutto. Grazie mille. C'è Ettore, che è un filosofo, che ha una domanda. Sì, grazie. Grazie anzitutto, anch'io ringrazio per la presentazione, appunto dà anche molti spunti per chi lavora nell'ambito della filosofia. E la mia domanda è appunto, vuole tornare un po' alla questione di partenza della, diciamo, usi della teoria, dell'approccio che avete elaborato insieme a Giulio Tononi, eccetera. Perché mi sembra che lì ci sia una questione che forse è aperta, o forse non so se è aperta per la teoria stessa. Riguarda appunto la coscienza, perché appunto tu hai detto prima il punto di partenza, cambiamo il punto di partenza, è un punto di partenza fenomenologico, quindi cominciamo da una descrizione della coscienza e poi ci chiediamo a cosa corrisponde questa descrizione nella realtà fisica, cosa corrisponde a questa descrizione nella realtà fisica. Ma appunto la descrizione della coscienza, in cosa consiste? Cioè, che cosa, adesso non voglio porre la tipica domanda filosofica che i filosofi di solito pongono, però mi viene da arrivare sempre a quel punto, no? Cioè, come viene
definita, descritta la coscienza? Perché mi sembra che il punto di partenza sia l'affermazione, anche appunto nell'ambito della teoria cartesiana, l'affermazione che la coscienza c'è, che è indubitabile che la coscienza c'è, e questo mi sembra facilmente condivisibile, cioè, soprattutto per un filosofo è comprensibile. La coscienza c'è, ma che cosa c'è quando noi diciamo che c'è? Perché per esempio gli esempi che lei ha fatto prima, che tu hai fatto prima, sui figli, secondo me sono molto belli. Che cosa appunto, che cosa permette un'intuizione del fatto che io dica la persona davanti a me ha una coscienza mentre un robot non ce l'ha? Qui ci muoviamo a un livello molto intuitivo, no? Per cui non abbiamo bisogno, fra virgolette, di una definizione della coscienza, lo impariamo nell'esperienza in modo intuitivo. Infatti sbagliamo, infatti sbaglieremo facendo così, sì. Esatto, e quindi la mia domanda è: quando vogliamo superare il livello intuitivo, dire che cosa possiamo dire di più che, per esempio, la coscienza è ciò che nel sonno non REM, nel sonno profondo, noi perdiamo, diciamo così, se non sbaglio, una possibile modalità di definire la coscienza, no? Nel sonno REM si dice c'è torna di nuovo la coscienza, mentre nel è una definizione prescientifica, preteorica, sì, questa sì. Ma invece se volessimo dare una definizione scientifica, teorica, anche filosofica, diciamo così, che cosa, mi sembra che sia, diciamo così, la domanda da $1,000,000, che cosa, come possiamo definire barra descrivere la coscienza? Allora, sì, se ho capito, cioè, la domanda è molto pertinente, ovviamente, ed è la domanda a cui la teoria risponde di petto, che è anche una ragione per cui la teoria è molto osteggiata, perché ci prova a rispondere di petto. Quindi poi la reazione normale, tipica, ma che è tipica anche della storia della scienza, è quella di un rigetto. L'idea è questa, sono degli assiomi fenomenologici, di cui l'assioma è zero, effettivamente, come dicevi tu, la coscienza esiste. Non è poco, perché molti dicono che non esiste. Cioè, ci sono gli eliminativisti, il funzionalismo spinto la nega, alla fine, mentre già l'assioma zero dice esiste, cartesianamente, non è che sia una cosa molto nuova, però comunque parte da lì. Poi ci sono altri assiomi, di cui io ve ne ho detti solo due, informazione e integrazione, poi ci sono esclusione, composizione, eccetera, eccetera, che descrivono, pretendono di essere assiomi, perché sono cose che non devi dimostrare, quando si tratta della tua di coscienza, non quella degli altri, attenzione, la tua coscienza, fai un esercizio di introspezione e vedi che effettivamente è unitaria, molti concordano su questo, ma diciamo che è assolutamente differenziata sul fatto che possiamo essere capaci di trilioni di trilioni di stati di coscienza, su questo non penso che ci sia da discutere, lo considererei un assioma, e altri assiomi che ci sono. Questo valgono quando si parla della tua coscienza. L'intuizione di cui parlavi riguarda la coscienza di un altro, e quella è un'inferenza spericolata che la teoria non farebbe mai. Infatti la teoria ti dice non fare questa inferenza, perché quando tu cerchi di indovinare la coscienza di un altro lo fai sulla base di un aspetto puramente estrinseco. Mentre invece la rivoluzione copernicana della teoria è che la coscienza è un fatto intrinseco, e tecnicamente, per rispondere alla tua domanda qual è la definizione scientifica, è un po' tecnica la definizione, nel senso che Tononi soprattutto ha scritto articoli lunghissimi, anche difficilmente digeribili, ma è un massimo di cause-effect power, cioè di cause-effetti intrinseci interni. Metaforicamente, ma neanche tanto, per la teoria il cervello non è incredibile per quello che è fisicamente, ma è incredibile per la struttura, le strutture causali che riesce a creare. Quindi queste sono veramente infiniti, esplodono, sono veramente giganti, e questo è quello che per la teoria sarebbe, diciamo, ci sarebbe un'identità tra questa potenza interna del cervello e la coscienza. Non è poco, guardate, è un po', da un certo punto di vista, veramente
una rivoluzione copernicana che può essere fallimentare, nel senso che può finire nel nulla, o può essere davvero importante, perché ha a che fare con questioni ontologiche, cioè con cosa esiste davvero intrinsecamente. E se volete un esempio estremo, è per quello che spesso faccio riferimento all'informatica, i deep learning network, che sono intelligentissimi da un certo punto di vista e sono dal punto di vista comportamentale forse tra gli oggetti che ci porranno prima il problema di dire ma questo c'è o non c'è, se li giudico da una prospettiva estrinseca sulla base di quello che fanno, in realtà se misura l'informazione integrata in questi network deep learning è zero, perché non ci sono relazioni intrinseche, è tutto un network feed forward e non c'è attività ricorrente, non c'è complessità interna, gli elementi all'interno non fanno nessuna differenza a se stesso, quindi hanno cause effect power zero, informazione integrata zero, ma sono incredibilmente performanti dal punto di vista funzionale. Non c'è teoria, per ora, che riesca a fare questa distinzione. E questo, secondo me, per esempio, è un punto decisamente a favore della teoria di informazione integrata. Ma è diversa l'intuizione sulla propria coscienza, che la teoria definisce come un assioma, rispetto a intuire la coscienza di un altro. Lì è dove sbagliamo sempre, perché la giudichiamo in modo estrinseco, a meno di non avere una misura. Io darei la parola a Marco Bersanelli, che ha una domanda. Io sono tuo collega all'Università di Milano, mi occupo di cosmologia e quindi mi è piaciuto non solo alla slide dove hai messo il cervello con lo sfondo del campo stellare, ma devo dire ho goduto tantissimo a leggere il tuo libro e ascoltarti stasera, e avrei tante cose, ma ne dico solo una, te ne chiedo solo una, diciamo, no, perché sempre un po' forse legandomi a cose discusse adesso, no, l'immagine molto efficace che tu ci hai detto, anche proprio personale, di questa esperienza di tenere in mano quel cervello, no? Riflettevo sul fatto che quel cervello, in quanto contiene, diciamo, quella coscienza che poi voi con i vostri esperimenti andate a cercare, quel cervello è un cervello vissuto, cioè è un cervello, e tu infatti hai usato una parola che non, probabilmente appunto non entro nella questione della definizione della coscienza, la lascio ai filosofi, chi se ne è occupato, però a me sembra che c'è un aspetto storico, cioè c'è un aspetto di esperienza, tu hai usato la parola esperienza, non è una proprietà del cervello, è una proprietà di un corpo, che è in rapporto all'universo, cioè, e quindi non so come dir bene, ma mi pare, diciamo, che andare a caccia della coscienza debba in qualche modo tener conto, studiando il cervello, perché giustamente è quello, no? Ma quel cervello è portatore di coscienza in quanto ha fatto un'esperienza. Assolutamente, sì, sì. Era forse più un'osservazione che una domanda, ma se poi No, invece, però siccome è molto importante, ti ringrazio per aver sottolineato questo, perché è veramente importante. Allora, è vero, diciamo che la complessità, c'è una predisposizione alla complessità nell'hardware del cervello quando nasciamo, e insomma è anche il frutto di milioni di anni di evoluzione che questo nel sistema talamocorticale, in alcuni sistemi neurali, non in altri. Poi questa però cresce mostruosamente interagendo con le proprietà statistiche dell'ambiente, facendo matching delle regolarità nell'ambiente e quindi dal punto di vista biologico tramite i processi di plasticità sinaptica, che sono quelle cose che rendono i circuiti sempre più specifici, sempre più integrati e allo stesso tempo sempre più differenziati. Per esempio, io posso aggiungere repertori di stati coscienti, verosimilmente aumentando la differenziazione neurale, se faccio un corso di enologia,
Cioè adesso io, per esempio, distingo il bianco dal rosso a malapena, ma sono sicuro che dopo 3 mesi di corso di sommelier diventerei molto più fine nelle mie distinzioni. E figuriamoci tutto quello che succede nella vita. Quindi sono d'accordo. La coscienza è frutto, ma ancora prima della coscienza, la complessità non si crea nel cervello, nel brain in a vat, no? nel cervello in provetta. E questo è anche, però, una volta che si è creata, quindi una volta che un cervello adulto o bambino anche, ma che ha creato una quantità critica di complessità, eccetera, una volta che diventa disconnesso per condizioni patologiche o chirurgiche o quello che vogliamo, quel cervello lì, il mondo ce l'ha dentro. Certo. Infatti può sognare. Quindi, è vero, si struttura e cresce interagendo con l'universo attraverso il corpo. Ma una volta che si è strutturata, il modello interno è talmente forte, la complessità interna è talmente forte che c'è questa, ancora, scusa se uso il termine rivoluzione copernicana, ma oggi mi viene così, che è il sogno che la genera tutta dentro e l'universo lo genera tutto dentro. E quindi questa è la potenza del cervello. E questo però pone anche il problema che a quel punto lì rischi di non vederla, anche se è generata dentro. E, però sono assolutamente d'accordo. E trattiamo questo tema in quell'articolo che vi ho fatto vedere, che abbiamo fatto con Anil Seth e Tim Bain, che è un filosofo, proprio su questo tema, nel senso che ci poniamo il problema di dire, ma la coscienza può esistere disconnessa completamente dall'ambiente esterno? Probabilmente sì, perché non è parsimonioso pensare che noi sappiamo che puoi essere completamente paralizzato e essere cosciente, che può essere deafferentato e essere cosciente, può essere cieco e cosciente, sordo e cosciente, perde la sensibilità somatica e essere cosciente, eccetera, eccetera. Non è, secondo me, parsimonioso pensare che un soggetto locked in o con una Guillain-Barré molto grave è cosciente nella misura in cui ti comunica con un muscolo dell'occhio e allora ti comunica e tu lo riconosci come cosciente, poi quell'assone viene tagliato, un assone, e non c'è più coscienza. Per me non è plausibile, cioè proprio usando il rasoio di Occam mi sembrerebbe molto difficile spiegarlo. E allora vuol dire che può esistere anche disconnessa. Poi ci sono due domande. Se un cervello in a vat può essere cosciente, secondo me, non lo so, penso, mi sembra difficile, infatti sono pienamente d'accordo, e l'altra domanda è quanto può durare la coscienza in condizioni di disconnessione? Non è che magari dopo un po' si affievolisce e scompare? È difficile. Soggetti con Guillain-Barré che hanno una a volte potente disconnessione motoria e funzionale, a volte dopo un po' entra in uno stato di dormiveglia anche dal punto di vista elettroencefalografico, per cui è difficile. Darei la parola a Tommaso. Sì, io anch'io ti ringrazio molto e anch'io ho molto goduto sia il libro e questa presentazione e un punto affascinante e chiarificante è proprio questa distinzione che viene poi così chiara dal vostro lavoro fra la funzione e la coscienza. E mi chiedevo, appunto, c'è grande focus sulla coscienza senza funzione, cosa succede nella direzione contraria? Cioè, chiaro, le macchine possono avere la funzione senza coscienza, ma nell'umano... Allora, mi stai lanciando una palla di cui ti ringrazierò per con un aperitivo in via Festa. Aperitivo, esatto, esatto. Però devo condividere lo schermo. Non eravamo d'accordo, però guarda, questa è una domanda talmente... Allora, condivido lo schermo perché devo farlo. Allora, qui io mi sono preparato questa diapositiva a cui tengo moltissimo. Allora, la funzione senza coscienza nell'umano. È giusto? È un po' questa la domanda? Sì, esattamente. Interpretare io così. No, sì, forse si sviluppa anche dicendo ma si può avere una funzione diciamo con coinvolgimento della coscienza e poi anche la stessa funzione senza coinvolgimento della coscienza. Sì, cioè, certo. Possiamo fare la stessa cosa da intelligenti o da zombie? Sì. Cioè, che è legato al fatto delle difficoltà di riconoscere dal fuori la coscienza, indubbiamente. Sì, sì. È una domanda bellissima. Allora,
Allora, diciamo che la potenza dell'inconscio, del subconscio, così è nota. Io non ho nessuna infarinatura di tipo psicanalitico, proprio niente di niente di niente, per cui mi devo invece rifare a degli animali neurali che ci sono nel cervello e a degli esempi un po' più triviali, però che sono i nuclei della base, che trovo assolutamente affascinanti, e soprattutto il cervelletto, che trovo affascinante per mille ragioni, e voglio rispondere alla domanda utilizzando anche il cervelletto. Allora, sicuramente ci sono delle funzioni complesse che possono uscire dal radar della coscienza, a patto che ci alleniamo e che le facciamo tante volte. Cioè, chi suona il pianoforte sa benissimo che all'inizio lo fa assolutamente coscientemente e poi a un certo punto, dopo anni, fa cose meravigliose, ma chi le fa? Nel senso che lui magari è in una specie di estasi o in quel momento lì interpreta, vede il pubblico, sente la risonanza del pubblico, ma di certo non ha più il controllo cosciente di quello che fanno le mani. Banalmente, se io guido da Milano a Napoli con un amico o con mia moglie, a un certo punto mi scapita spesso di arrivare e dire ma abbiamo chiacchierato tutto il tempo, ci siamo scaldati, abbiamo litigato, ma chi ha guidato? Io? Secondo me no. Nel senso che chi ha tenuto la distanza della macchina davanti, la corsia, eccetera. Tutte cose che anche Elon Musk fa fatica a implementare nelle sue macchine. Chi l'ha fatto? Certo, quando ne ho patentato lo facevo io, ma adesso non lo faccio più io. Ci sono tante funzioni, anche funzioni molto importanti per la sopravvivenza. E tante di queste cose le fa il cervelletto. Tanto che è uscito un articolo due anni fa che dice che quando Homo sapiens ha soppiantato Neanderthal, l'ha fatto perché aveva non la corteccia cerebrale più grande, ma il cervelletto più grande. Cervelletto vuol dire predizione, soluzione di problemi, velocità fondamentalmente e automatismo e funzione. Cervelletto è massimamente intelligente. Molte delle cose che facciamo, penso anche alcuni aspetti del pensiero matematico, siano profondamente cerebellari. E il cervelletto è molto interessante perché se uno va a vedere come è fatto dentro è un deep learning network, cioè è tutto feed forward. Infatti, se uno, e questo è penso uno dei punti capitali a favore della teoria che mi piacerebbe vedere discusso di più anche dai filosofi, perché insomma a me sembra francamente uno di quei misteri che e da dove partirei quando si parla di coscienza. Questo cervelletto ha 80 miliardi di neuroni, neurotrasmettitori di tutti i tipi, cellule di tutti i tipi, è la struttura neurale più grande che esista nell'universo. Il cervelletto, in termini numerici, apparentemente è così. Poi uno va a guardare dentro, e questo è quello che mi rinfrancherebbe un po' anche durante l'autopsia, ha però un problema. Il cervelletto è incosciente, nel senso che lo possiamo togliere, non contribuisce alla coscienza e non cambia nulla alla coscienza. Pazienti senza cervelletto vanno via vividamente coscienti, con dei problemi di coordinamento, di pensiero, però sono perfettamente coscienti, vividamente coscienti. Ora, perché? Allora, banalmente, alla luce della teoria, e questo penso che sia importante, perché nessuno lo dice neanche sui libri, se uno divarica i due emisferi cerebrali, ci sono 200 milioni di fibre al corpo calloso. Se uno divarica i due emisferi cerebellari, e non c'è neanche sui libri di fisiologia, non c'è, non lo dicono, perché è talmente ovvio, perché non è, invece è capitale, è ontologico, il cervelletto non esiste. Si può depennare dalla lista degli oggetti che esistono nell'universo, perché tanto per cominciare i due emisferi non sono connessi tra loro, quindi ontologicamente il cervelletto non esiste. C'è un capitolo, lo si può tenere in mano anche lui, ma sono due cose, due emisferi separati. Ma poi uno fa una dissezione ancora più fine e vede che se la corteccia a livello anche microscopico, mesoscopico, è tutto un sistema diversificato, integrato, complicatissimo ma unitario. Il cervelletto, se uno va a guardare come è fatto, e questo sì c'è scritto sui libri, altro che non è che la collezione di elementi assolutamente indipendenti tra loro, le cosiddette microzone. E
queste non interagiscono tra loro e quindi il cervelletto a maggior ragione non esistono. Non esiste neanche l'emisfero cerebellare. Esistono le microzone. Le microzone sono cose verosimilmente da pochi bit. Sono velocissimi, sono come dei deep learning network. Infatti è tutto in avanti e poi esce nel giro di pochi secondi. E pertanto, secondo la teoria, di fatto il cervelletto è incosciente, nessuno aveva una spiegazione, la teoria ha una spiegazione per questo. Ora, questo è chiaro perché conosciamo l'anatomia di queste strutture, può essere chiaro per il sensore di una telecamera, quindi altri oggetti che hanno delle funzioni, questo ovviamente è molto intelligente, il cervelletto, la telecamera ha delle funzioni per quanto sia non esista, nel senso esistono i fotodiodi che la compongono, i computer come sono fatti adesso hanno delle funzioni, ma non esistono dal punto di vista della coscienza perché sono riducibili a meccanismi da pochi bit, secondo la teoria. C'è anche un articolo uscito recentemente su questo. Le reti internet uguali ci danno l'illusione dell'unità solamente perché sono veloci e quindi poi si va a vedere che cosa invece resiste e che cosa non si può disgregare. Il problema, secondo me, correggetemi se sbaglio, è che abbiamo sviluppato misure per tantissime cose, per tantissime quantità fisiche, ma non abbiamo sviluppato una misura seria per dire cosa è unitario o meno, cosa esiste di per sé. E quindi è un problema ontologico fondamentale, perché non sappiamo se un sistema esiste di per sé in quanto tale o se è un aggregato di elementi. E la maggior parte delle cose che analizziamo con la lente dell'informazione integrata si sgretolano e si disgregano, ed è questo secondo me il punto centrale della teoria, perché guarda le cose non dalla prospettiva estrinseca tramite la quale si legala l'unità a tutto quanto, ma tramite una prospettiva intrinseca. E allora capisci che un deep learning network può fare quello che vuole, può rispondere meglio di mio figlio, ma non è nulla. E questo è quello che dice la teoria. Poi è ovvio, uno dovrebbe applicarla e avere misure trattabili da applicare a questo, ovviamente, no? A tutto quello che c'è nell'universo, alle cose, alle galassie, e poi applicarla anche seriamente sulla scala giusta a questo, che è il bellissimo cervello. Questo è la faccio vedere sempre, e mi scuso perché non riesco a non farla vedere, perché è un bellissimo percorso nella corteccia cerebrale. E dico solo una cosa, quelle cose rosse sono connessioni, i neuroni neanche si vedono, e le connessioni sono i rapporti causali all'interno del cervello, sono quelli che fanno esplodere questa struttura come un tutt'uno unitario, che più grande di così effettivamente non si può se uno la guarda con la lente della teoria. Per cui in questo senso, diciamo, poi c'è anche questa bellissima poesia. Per dire, io penso che funzione e coscienza si possano tranquillamente dissociare. Nel cervello umano succede, nel caso del cervelletto e dei nuclei della base, che anch'essi sono degli anelli in parallelo e fanno cose incredibili, però succede ancora di più fuori, probabilmente. Se non ci sono altre domande, volevo... Ne avevo una, non sono riuscito a entrare nella chat. Vieni, parla. Sì, velocissimo. Si sente, sì. Avendo accennato prima che questa teoria è un segno di grande valore, a che fare con cose viste davvero appartenenti a un livello ontologico. Domanda, non so se è pertinente a me questa. Avete modo di osservare dei livelli di quella che potremmo chiamare, in altri termini, una autocoscienza rispetto alla coscienza? Soprattutto magari nei momenti del sonno. Proprietà che reazioni che riguardano propriamente non relazioni con cose, ma relazioni col sé. Che chiamiamo sé. Ecco, questa è un'altra domanda molto importante. E, allora, mettiamola così. Il primo problema, o meglio, quello che siamo posti noi per primo, è quello di capire come può essere generata la forma più semplice di coscienza, cioè quella puramente percettiva di qualcuno che vede buio e silenzio. Cioè è innegabile che ci sono dei momenti della vita in cui ci spogliamo dell'autocoscienza eppure esistiamo.
quando ci incantiamo davanti al cammino, l'uccidio del mare o il buio. Poi la coscienza si arricchisce, e questo è squisitamente umano, e della sua bellezza, di tutte le dimensioni che si costruiscono su questo. E un ruolo fondamentale chiaramente ce l'ha l'autocoscienza, e qua e quindi, per inteso, anche se vogliamo collocare anatomicamente le parti più anteriori, anche più esecutive, perché questo, no, questo guardare il mondo percettivo e guardarsi, indubbiamente è qualcosa che ha avuto a che fare con, con lo sviluppo del lobo frontale. Da un punto di vista dei correlati neurali, noi non abbiamo mai misurato sistematicamente differenze di complessità quando uno fa un compito che è puramente percettivo piuttosto che riflette su se stesso. Penso che la misura nostra sia talmente grossolana che, appunto, come dicevamo prima, no, condizioni necessarie e sufficienti, ma diciamo in senso assoluto, se i neuroni e se il sistema in generale è in un assetto tale che può generare schemi di interazione causale complessi. Vediamo solo questo, e non penso che abbiamo la sensibilità per discriminare queste cose. Ci sono delle evidenze molto interessanti del sogno lucido, ecco, rispetto al sonno. Il sogno lucido, in cui molti sono bravi e portati, è un sogno in cui si riprende controllo e auto e riflessione sul mondo percettivo del sogno. Molto interessante, perché parte come evento puramente percettivo, quasi allucinatorio, e poi il soggetto impara, e lo può anche dimostrare, a prendere il controllo di questo e a riflettere su di sé, anche a controllare, a dirigere il sogno lucido. Quindi è un bellissimo modello per questo. E nel sogno lucido, infatti, si vede che c'è una riattivazione relativa della corteccia frontale, e i soggetti si allenano a farlo effettivamente. E anche uno strumento terapeutico in psichiatria per pazienti che hanno disturbi post-traumatici, che fanno gli incubi, gli si insegna a prendere controllo del sogno e a girarlo nel verso giusto, perlomeno a prenderne distacco, ed è un tipico esercizio di autocoscienza che ha un correlato frontale effettivamente. Sono incappato proprio in questi ultimi giorni in una frase di Nagel che discute e critica il riduzionismo, il fisicalismo, che mi ha veramente colpito e vorrei condividere con voi. Dice: se e quando saranno accertate in modo approfondito le condizioni fisiche, chimiche e fisiologiche dell'insorgenza degli attacchi di cefalea, tutti noi vorremmo che fosse presto e che riuscissimo a risolverlo sempre, non sarà dimostrata condizioni fisiche, chimiche, fisiologiche, insolenza degli attacchi, non sarà dimostrata la non esistenza o l'illusorietà della cefalea. Al contrario, tutto ciò che accade nel corso della crisi di cefalea sarà stato spiegato. Cioè, mi sembra che sia quello che stasera è accaduto, che mi è piaciuto veramente tanto, è che ecco, noi siamo profondamente amici, mi sembra, della coscienza, e ci interessa tantissimo andare a fondo di un fenomeno che cominciamo soltanto a sfiorare adesso a livello dei meccanismi. E mi sembra che questa posizione, appunto, che parte da questo riconoscimento esperienziale che c'è, la cosa più evidente è la nostra coscienza, è quello che ha detto Cartesio, può guidare in questo, no? Appunto, perché poi pensare che questi meccanismi sottendono la ricchezza sconfinata e infinita della coscienza di ognuno di noi, proprio dovrebbe generare questa performance. Infatti è bellissima questa frase di Thomas Nagel, perché ed è proprio, risuona molto con l'idea della teoria che dicevamo prima. Cioè, la coscienza esiste e poi nel mondo ci tocca spiegarla, se vogliamo agire bene, se vogliamo agire minimizzando gli errori, se vogliamo fare delle inferenze corrette, ma è quello che lo dobbiamo fare facendo dei postulati, ammesso che il mondo fisico esista, ma la coscienza esiste, ecco, parte da lì. È chiaro che una teoria che oggi fa questo tipo di ragionamento fa fatica a emergere, perché suona non scientifica, ma in realtà lo è.
in realtà è una teoria scientifica della coscienza, e da lì parte. Solo che siccome domina il funzionalismo, è difficile. Grazie, grazie Marcello. Camillo, se direi che possiamo concludere. Sì, sì. Se non ci sono altre domande ancora, o poi possiamo continuare dopo la conclusione, anche perché poi c'è la registrazione. Allora, direi proprio che dobbiamo ringraziare tantissimo Marcello che ci ha condotto in questa scoperta della, delle caratteristiche della coscienza che emerge dal, dal nostro corpo, dal nostro cervello, e dove cominciamo a muovere qualche passo. E questa, questa profonda unità del, delle cose dentro la, la non riducibilità mi sembra che sia proprio l'aspetto più affascinante e quello che rende ragione di, della nostra esperienza quotidiana e quindi quello più importante da, da, da mantenere, e anche come guida nella ricerca, appunto come, come tu dicevi adesso. Va bene, abbiamo concluso il ciclo, questo ciclo di... Grazie per le bellissime domande. È sempre bello, insomma, chiacchierare così poi. Ma penso che sia soltanto un inizio. Poi ci sono gli anni a venire in cui speriamo di riprendere questi discorsi, di approfondirli. Sì, poi le cose belle vengono fuori chiacchierando, ovviamente. È vero. Va bene. Ok, grazie mille allora. Grazie, grazie, grazie a te. Grazie, grazie davvero. Grazie a te, sì, davvero.